E si riapre il campionato, signori. Mi è andata veramente bene. Il mio avversario non ha messo la formazione. Questo era lo scontro contro i primi in classifica. Quindi, se all'andata, o meglio, la scorsa volta io non ho messo la formazione perché ho sbagliato a cliccare, o meglio, non ho cliccato, se no non avrei perso a tavolino. E anzi, abbiamo fatto il punteggio insieme e avrei addirittura vinto quella partita. Quindi, vabbè. Ormai acqua passata, vittoria che mi permette di recuperare non 3 ma 4 punti, visto che non avendo messo la formazione riceve un punto di penalizzazione. Bene, bene, così. Felicissimo, anche se è un po' sporca sta vittoria, però va bene, sono a meno 4, quindi ancora un buon vantaggio, però bene, bene così, poco, poco da dire. Allora, vediamo quanto avrei fatto, perché, vabbè, a parte che ho perso per infortunio Lukic Immobile e questa cosa in ottica futura mi preoccupa alquanto, visto che non ho una rosa così, cioè ho una rosa abbastanza lunga ma non così, così tanto. Allora, partiamo dalla porta dove Silvestri mi ha preso 4, 2 gol subiti, Neuwen Perez 5 e mezzo, Carlos Augusto ha munito 6, Parise ha munito 6, Strefezza un buon 6 e mezzo, Brahim 6. Anche se su diretta.it mi sembra che gli abbiano dato assist per il gol di Leao, poi non gliel'hanno dato su Fantagazzetta. 6,5 per Pereira, Lukic 5,5. Poi Okereke ha munito 5, Immobile non gioca e mi subentra Nico Gonzalez che potrebbe andare via, comunque vedremo. 5,5 e poi Caprari, che è quello che mi ha salvato un po' la baracca, doppietta, ammonito 13, quindi 69 e mezzo avrei fatto. Ah, voi non lo vedete, mannaggia, aspettate. Non avete visto niente, sono un coglionazzo. Quindi vedete 4, 5 e mezzo, 6, 6, 69 e mezzo, che è direi un onesto punteggio. Probabilmente non avrei vinto perché lui comunque è una squadra molto, molto forte, però bene così, non ci lamentiamo. Prossima giornata in cui affronterò quello che non mette la formazione, teoricamente poi magari si sveglia così, però non dovrebbe. E quindi vedremo se il primo la metterà e nel caso sarà comunque una lotta fino all'ultimo, diciamo, per la vittoria di questo campionato. Io a questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo. Alla prossima. Ciao, ti arrivo.